È stato un derby molto caldo, è stata una bellissima cornice di pubblico per essere un mercoledì sera. L'abbiamo spuntata come avevamo pensato in sede di preparazione, con i nervi saldi, con l'esperienza negli ultimi minuti. Dobbiamo fare i complimenti a Saronno perché ha fatto una partita eccellente. Sono una squadra che ha dimostrato assolutamente, che ne dicano tanti, che può stare a buon livello in questo campionato. Tanti giovani che l'anno scorso in B interregionale hanno dominato, stanno giocando serenamente e con grande profitto anche nella categoria sopra. Hanno un bravissimo allenatore, ha preparato bene la partita. Noi siamo stati un po' farraginosi in attacco, siamo andati a complicare un po' la vita cercando penetrazioni al ferro, andando a sbattere contro le leve di Quinti. Avevamo pensato di appoggiare tanto la palla a spalle a canestro ai nostri pivot, che avevano il vantaggio di altezza e di chili, ma siamo stati poco precisi a punire questi matchup. E quando sembrava tutto finito, abbiamo tirato fuori l'orgoglio, abbiamo stretto 3 o 4 giri di vite in difesa, anche se abbiamo fatto troppi errori di comunicazione oggi, che però si possono anche giustificare col fatto che comunque è una squadra nuova. Abbiamo fatto 10 partite di precampionato che ci sono servite a tante cose, però l'intensità, il nervosismo, la pressione che c'è in il campionato è completamente diversa e bisogna fare tutti i passaggi per diventare una squadra ancora migliore e più forte. E i passaggi prevedono anche che magari qualcuno non capisca un'indicazione, qualcuno prenda un avversario che è già di un altro, e lì si rischia di perdere le partite. Dal mio punto di vista queste sono le partite che ti cambiano le stagioni, perché la prima infrasettimanale dopo la prima di campionato contro una squadra avvelenata da un quarto periodo nemmeno tutto, dagli ultimi 8 minuti di domenica, in cui di sabato loro hanno giocato, in cui hanno preso il break immeritato, poi riuscire a portarla a casa con diversi giocatori che hanno stretto i denti nonostante abbiano giocato anche troppi minuti per quello che era la nostra idea iniziale. Fa la differenza, perché se lasci in giro punti in casa, poi dopo quei punti lì non li vai a fare da un'altra parte. Quindi sono contento, ritengo che la nostra matrice difensiva sia fondamentale, perché i quarti in cui prendiamo i 22 punti come nel primo, poi dopo li paghi. Noi dobbiamo essere la squadra che mette giù il sedere in difesa e cerca in attacco di giocare di squadra. E allora, se andiamo avanti così, miglioriamo alcune cose che sono abbastanza comodamente aggiustabili, possiamo andare avanti per la nostra strada bene. Sai, il discorso dei rimbalzi è particolare. Allora, se una squadra sbaglia tanti tiri, per la squadra che è in difesa c'è più possibilità di prendere rimbalzi, e questo mi sembra abbastanza semplice. Poi nel secondo tempo loro, secondo me, soprattutto con Quinti, ma anche Maspero ci ha messo in difficoltà, sono andati a rimbalzo forte. E terza cosa, a un certo momento noi abbiamo deciso di cambiare su tutti i pick and roll, e chiaramente cambiando sui pick and roll il nostro lungo che difendeva sul bloccante va sul piccolo, il nostro piccolo va sul lungo, e di conseguenza nel momento in cui c'è un tiro sbagliato noi abbiamo un piccolo a rimbalzo contro un lungo loro, e lì paghi un attimo. Ci tengo a sottolineare una cosa: oggi devo dire veramente bravo il mio primo assistente Davide Giglietti, che mi ha dato 2 indicazioni che si sono rivelate fondamentali. Una su una chiamata nel primo tempo che ha tolto un canestro a loro, e poi la scelta di cambiare gli ultimi 5-6 minuti quando ci stava bullizzando Quinti con i roll. La scelta di cambiare su pick and roll, l'indicazione è stata sua, è stata molto pertinente, come avevamo fatto negli ultimi minuti del torneo, e me l'ha ricordato ed è stato bravo. Quindi adesso
Dobbiamo recuperare le energie, qualche giocatore è uscito un po' malconcio dalla partita e che è stata una vera battaglia, quindi fortunatamente abbiamo qualche giorno per recuperare prima di domenica.